Due studenti del liceo Cassini di Sanremo sono stati premiati questa mattina dalla Regione Ligure e dal Comune per gli ottimi risultati raggiunti nelle scorse settimane in due competizioni nazionali. Si tratta di Rosa Sakuro Mandaglio, che ha ottenuto il primo premio al concorso musicale Musicarte, e Gabriele Fognini, che ha vinto alla 11ª Olimpiade Nazionale delle Lingue e delle Civiltà Classiche nella sezione latino. Ci parla di questi due importanti risultati Paolo Flora, docente di pianoforte del liceo Cassini. Allora, per quanto mi riguarda, io sono l'insegnante dell'alunna Sakura Rosa Mandaglio, che ha partecipato a due concorsi nazionali che sono aperti ai licei musicali, alle scuole a indirizzo musicale in generale e anche a scuole non a indirizzo musicale. Il primo concorso si è svolto a Torino, dove l'alunna ha eseguito dei brani di Mendelssohn e di Ginastera e ha ottenuto il massimo punteggio di 98 centesimi, quindi è arrivata prima assoluta. E il secondo concorso è quello di Verona, dove ha aumentato anche la sua performance ottenendo un punteggio di 100 centesimi e quindi prima assoluta di categoria. Una ragazza che vive a Sanremo, però è italo-cinese. E è giapponese per metà, la mamma è giapponese, il papà è italiano e ha iniziato a studiare in tenera età con vari insegnanti e fino all'anno scorso studiava all'istituto Volta, scuola media Volta e poi si è iscritta da noi e l'ho presa sotto la mia ala. Un liceo musicale voluto dal compianto ex dirigente che si sta distinguendo quindi. Sì, siamo partiti piano piano, ma adesso i ragazzi stanno uscendo, sono molto talentuosi e cominciano a farsi conoscere sul territorio e siamo molto fieri e molto soddisfatti del lavoro svolto fino adesso. Gabriele Fognini ci spiega le gare a cui ha partecipato, appunto, in cui ha primeggiato. Sono delle gare nazionali, le Olimpiadi delle Lingue e delle Civiltà Classiche, con la sezione latino, greco e le civiltà, e la prova consiste in una traduzione di una ventina di righe, poi tre domande di analisi e commento. E si svolgono online? Online. Online. E quanti partecipanti ci sono in Italia a una gara del genere? Allora, prima ci sono le fasi di istituto, poi le regionali e poi due vincitori per ogni regionale, cioè per ogni regione, quindi un totale di 42 partecipanti. Tu sei risultato? Primo. E adesso cosa succede? Ci sono altre gare? No, finita qua. Vai così bene al latino e a scuola? In generale bene.